Mister ci ha chiesto dal primo e secondo tempo di velocizzare la manovra, voleva che giocassimo in maniera un po' più dinamica, infatti penso che comunque il secondo tempo nel complessivo tutta la squadra sia andata meglio. Sono contento della prestazione, ma l'importante era solamente fare il risultato oggi. Forse all'inizio hai sofferto un po' il fatto che non giocavi da tempo, poi quando hai preso ritmo, soprattutto nel secondo tempo, hai fatto una gran partita, chiamavi la sovrapposizione, sei stato servito due volte sulla corsa. Sì, no. Nel secondo tempo mi sono sentito un po' più in fiducia. Il primo tempo, magari su qualche palla, potevo stare un po' più concentrato in marcatura, specialmente nel colpo di testa. Però, come ripeto, sono più contento della prestazione della squadra. E poi per me singolarmente, in settimana e giorno dopo giorno, penserò sempre di migliorarmi di più. Siete andati a fine partita sotto la curva, cosa vi hanno detto i tifosi? Perché abbiamo visto che siete rimasti lì ad ascoltarvi. Io purtroppo non sono andato perché sono andato a salutare gli altri, però comunque da quel che ho capito non è successo nulla di che, siamo andati a salutare e poi non ho capito bene i tifosi che cosa chiedevano, però penso tutto tranquillo. L'ultima, Rimini, lunedì a questo punto la Coppa Italia, un tempo fa con la Fermana, ha chiuso il momento positivo in campionato, da quel momento in poi solo delusioni, la speranza è che da oggi apra un momento positivo. Assolutamente, assolutamente, dobbiamo dare continuità al risultato, dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo poco tempo fa e non penso che comunque 2 o 3 partite giocate, cioè, in maniera magari poco concentrata possano definire quello che siamo veramente.